Una boccata di ossigeno nella sanità pescarese in tempo di Covid e di una ripresa altalenante dei ricoveri è rappresentata dai 400 precari tra medici, infermieri, OSS e amministrativi che hanno ottenuto la proroga di 5 mesi fino a dicembre. La nota dei sindacati dopo la riunione di ieri con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, Claudio Damario, direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, alla presenza dei manager delle quattro ASL. L'assessore Verì esprime una certa soddisfazione per i 400 precari dell'ASL di Pescara che continueranno a lavorare fino a dicembre. Si spera nella stabilizzazione. 5 milioni di euro i fondi messi a disposizione dalla regione per pagare i compensi lordi. Sì, si è trattato di una procedura straordinaria legata alla necessità di garantire la continuità assistenziale in un momento importante come questo che stiamo attraversando, in cui i contagi Covid sono ancora numerosi, c'è la necessità di assicurare le ferie a personale, ci sono anche purtroppo tanti ancora operatori positivi. Noi abbiamo in questo caso rideterminato i tetti di spesa in modo da consentire la proroga fino al 31 dicembre prossimo. L'ARS di Pescara non ancora aveva fatto questa proroga, invece altre ARS lo avevano già avviato e quindi adesso abbiamo dato questa ulteriore importante possibilità all'ARS di Pescara. L'assessore Verì si augura che il Ministero comunichi presto quali sono le decisioni riguardanti i tetti di spesa per il personale delle ASL abruzzesi. Noi abbiamo chiesto, precisa Verì, una valutazione, una possibilità per la stabilizzazione del personale sanitario perché la carenza è notevole. Questa proroga servirà in qualche modo anche a tamponare le eventuali ospedalizzazioni se cresceranno, speriamo di no. Sì, questa è una proroga importante per continuare l'assistenza sanitaria sia sul territorio ma soprattutto in ospedale e quindi darà una risposta prevalentemente, come ho già detto, al periodo delle ferie, al periodo della copertura di molti di coloro che purtroppo sanitari sono in questo momento anche ammalati di Covid. È importante però sottolineare come questa ripresa di questa, diciamo, positività dei nostri pazienti, dei nostri assistiti, incide nella nostra regione in un modo fluttuante, variabile. A volte abbiamo un numero maggiore di ricoverati, a volte un numero minore. Stando ai numeri, il 20% di coloro che hanno contratto il Covid ha subito una reinfezione. Quindi senz'altro c'è un'allerta continua e costante con un processo di rimodulazione dei posti letto come abbiamo messo in atto. Abbiamo i nostri medici, i nostri capi dipartimento attenti a questa riorganizzazione.